Questa sarà la cartella che mi permetterà di non vedere nessuna scritta su Roblox, da quello che so. Raghi, come vi ho detto, ho provato ad avviare Roblox togliendo quella cartella. Allora, non vedo il mouse, non vedo le scritte, non so cosa fare, come la tolgo questa finestra. Ok, in alto a destra non posso vedere i player. Raga, la chat è completamente sparita, in alto a sinistra non c'è, cioè, non esiste nulla. Tutto quello che scrivo è inutile praticamente, non posso fare niente, guardate, neanche la nuvoletta sopra la testa. Posso vedere solo i pet con due puntini, ragazzi, oh mio Dio. Né chat, né player, però forse questo gioco ha un cursore. Il mio cursore, perché Pet Simulator ha un suo cursore personale, quindi anche eliminando i file funziona, almeno questo. Raghi, la cartella Lua invece è la cartella dove ci sono, dove c'è il codice essenziale di Roblox. Non so che cosa posso eliminare da qua, ma ci proverò. Proviamo a eliminare la cartella intera, vai. Raghi, ho eliminato parte del codice di Roblox e Tower of Hell funziona ancora, non ci posso credere. Ovviamente tutte le persone, cioè... vabbè, che ve lo dico a fare, questo qui non ha la testa. Quando faccio esca addirittura non posso abbassare il volume, non posso fare niente, vedo delle personcine piccole. Io come ora sono costretta a giocare a Roblox per sempre perché non posso nemmeno uscire. Ma non è finita, ci sono altri codici e quindi proviamo a eliminare le cose più importanti. Questo error report, no, me ne frega niente, non mi serve. Oddio mio, che cosa potrebbe servirmi? I pacchetti? Che cosa sono queste cose? Un'altra cartella model? Addio. Oh, raghi, mi è sparita ufficialmente la testa. Non è solo grigia, mi è proprio sparita. Nessuno dei giocatori ha la testa. Oh mio Dio. Proviamo a fare una cosa. Faremo questa roba qui. Addio. Raghi, sorprendente, il gioco funziona ancora. Allora, non so se riuscite a vederlo, ma è molto più laggoso di prima a partire da questo tizio a fianco a me che sta morendo. E quindi devo aver tolto qualcosa che non faceva laggare Roblox. Ecco, ma se io allora al posto di eliminare tutto mano a mano, eliminassi proprio tutta la cartella dei codici. Raga, non c'è più la cartella! Proviamo. Oh! Ma che dici? Raga! Ho eliminato tutto, ho eliminato tutti i codici, come fa ancora a funzionare? Roblox è immortale praticamente, altro che hacker, è immortale! Però guardate qua che trick, non essendoci le luci e le riflessioni è molto più facile fare i parkour. Non è vero. Raghi, questa è la cartella da dove eliminerò Roblox mentre ci sto giocando. Iniziamo da Brookhaven, questo è il classico Roblox, non ho ancora tolto niente, come vedete è tutto normale. Ma se dovessimo entrare nella cartella e togliere qualcosa da qui cambierebbe tutto. Iniziamo da quella di sotto, le texture, bye bye. Raghi, non vi mentirò, mi si è bloccato. Oddio, non vedo più il mouse. Raga, non si vede più il mouse, ho tolto la texture del mouse, non ci posso credere, che cosa si è tolto poi? Non so che cosa ho tolto, no, mi sa solo il mouse, tutto il resto ancora c'è. Beh, proviamo allora a togliere la seconda cartella, quella dei suoni. Raghi, allora in teoria i suoni li sento, ma la camminata non c'è. Oh mio Dio! Che cosa è successo? A parte che non so dove schiacciare, non so, non vedo il mouse, non posso fare nulla. Oddio, ok, tab funziona. Posso aumentare il volume? Raghi, non so che cosa sta succedendo, ok, non riesco a vedere nulla. Però, se sentite bene, non c'è più nessun audio di nessun tipo. Più la camminata, io che entro nell'acqua non c'è più, eppure c'ho l'attacchetta. Come vedete qua, il volume c'è, c'era anche prima. Divertiamoci di più, eliminiamo il cielo. Vi faccio vedere il prima e il dopo, ora abbiamo la luna e le stelline. Ma eliminando questa cartella dovrebbe sparire tutto. Raghi, boh, a quanto pare è arrivato giorno, vi giuro, giocare senza il mouse e senza vedere le cose è fastidiosissimo. Adesso peggiorerà e basta. Perché ora dovremmo cancellare i modelli. Facciamo così. Cancelliamo anche i font. Due di fi. Oddio. Oddio. Mi è comparsa la finestra. Mi dice che questi font sono stati usati. Sapete che cosa? Allora chiudiamo Roblox e riproviamo. Oh mio Dio, l'ho fatto! Speriamo che si apra. Raghi, si sta avviando. Oh mio Dio. Ho rotto Roblox. Ho rotto Roblox. Raghi, ok, si è riaperto. Ho scoperto che non posso eliminare i font. Ma adesso posso passare tra le persone e toccarne alcune. Cioè, alcune le trapasso e alcune. Cosa
sta succedendo? Comunque, ufficiale, non mi posso più arrampicare sulle persone. Le posso trapassare. Per me sono diventati tutti dei fantasmi. Proviamo a vedere se possiamo eliminare la cartella config, che è la più importante, senza rompere Roblox. Purtroppo no, elimineremo allora l'avatar. Raghi, tada! Sta funzionando. Certo, non è quello che mi aspettavo, ma il gioco funziona ancora. Raghi, nessun avatar esiste più. Nemmeno io non esisto. Questo tizio che c'è qua non esiste. Non esiste più nessuno. Oh mio Dio. Sono tutti grigi, sono tutti dei blocchetti senza niente. Ho scoperto di poter eliminare altre cartelle e ho scoperto che Brookhaven si è appena aggiornato e c'è un negozio di bici. Raghi, ma sono pazza, io il negozio di bici non c'è più. Ho eliminato altri file. Oh mio Dio, ma... ha eliminato il negozio delle biciclette. Raghi, a quanto pare questo è il massimo che possiamo fare su Brookhaven. Ma Brookhaven non è l'unico gioco. Raghi, sto cercando di provare su Adopt Me. Come vedete il mio personaggio... insomma, faccio abbastanza schifo, ok? Ma siamo fortunati perché ho trovato un'altra cartella. Abbiamo content che secondo me possiamo togliere delle cose. Qua ci sono tutti i font. Possiamo provare a vedere. Ma la prima cosa che toglierei sono le shaders. A parte che qui c'è scritto tienimi, quindi io non lo farò. Vediamo un po'. In shader abbiamo quella del computer desktop. Via. Tornando indietro poi abbiamo... altre cose. Traduzioni. No, non me ne frega niente delle traduzioni e di avere il gioco in altre lingue. Questi sapete che non ho idea di che cosa siano? Beh, tanto vale, proviamo ad eliminarli. Raghi, non ho più la mia ombra, se guardate da vicino, cioè prima avevo la mia figura, adesso c'è tipo una cosettina stranissima, minuscola. Non ho l'ombra, non c'è l'ombra di quasi niente. Ho eliminato talmente tante cose che le persone normali le posso vedere, ma se diventano piccole, come questa tizia qui... invisibile, non c'è, non esiste, ci sono solo le lucine, ma lei non c'è. Nemmeno la faccia di questo qui, cioè io sto rischiando di eliminare tutto. Vediamo qui, abbiamo delle texture, ma sapete che cosa? Ma direi che non ne abbiamo proprio bisogno. Addirittura qui c'è ancora la cartella texture, ma sapete che cosa? Allora questi se ne vanno, pure questi. Questi, via, via tutto. Oh, soprattutto l'erba. Raghi, ufficialmente Roblox non mi si apre più. Ho eliminato troppe cartelle, non vedevo più i player, il testo. Non eliminate le cartelle come ho fatto io.